Dolcezze ed eccomi qui con una mia nuova review. Allora, oggi vi parlerò di Pupa e i nuovi smalti pop e uno in particolare della Blue Paradise, la nuova collezione che è uscita adesso primavera estate di Pupa, edizione però limitata. Io ho preso solo uno smalto di questa collezione perché gli altri due assomigliavano al 711 e io ce l'ho già, e al 712 e io ce l'ho già, quindi mi sono buttata nel prendere questo qui, che è un celeste meraviglioso ed è il numero 714. Allora, questo qui è uno smaltino da 5 ml, il solito lasting color di Pupa. La scadenza dall'apertura è di 36 mesi e il prezzo è di 5,90 euro. Come tutti i lasting color ovviamente. Allora, parliamo un po' di questo smalto. Innanzitutto ve lo faccio vedere. Allora, il colore con una passata è questo qua. È molto molto carino, tende tantissimo al color pastello e devo dire che il finish sull'unghia, adesso vabbè sulla tip, è molto molto coprente solo con una passata. Allora, io ce l'ho da un po' di tempo, quindi l'ho provato, l'ho straprovato, insomma, per parlarvene sempre dal mio punto di vista. E devo dire che io l'ho provato sulla ricostruzione e anche sulle unghie naturali, quindi corte. Allora, vi devo dire, la durata è come tutti i lasting color, tutti, Urban Chic, insomma, tutti gli smalti che sono usciti. E ovviamente la formulazione uguale, altrettanto per il pennellino. Adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qui, questo è il pennellino e quindi è tale uguale agli altri smalti, si stende bene e devo dire che mi piace. La durata diciamo che è dai 5-6 giorni con base e top coat, quindi come un lasting color normale, e sulla ricostruzione un pochettino di più. Allora, io volevo tornare al fatto della durata dello smalto sulla ricostruzione, tornare al fatto perché avevo parlato con alcune ragazze e ci siamo confrontate un attimino, perché alcune ragazze mi dicevano che lo smalto sulla ricostruzione dura di più rispetto alle unghie naturali. Io vi devo dire, ho provato tantissime marche sopra la ricostruzione, tantissimi colori, e devo dire che a me la durata non cambia tantissimo dalle unghie naturali. Cioè, a me uno smalto uno smalto di Pupa, anche di Kiko, sulla ricostruzione con base top coat mi dura la settimana, forse uno o due giorni in più delle unghie normali. Ma io ho sentito ragazze dire che finché non toglie lei lo smalto, lo smalto sull'unghia ricostruita non va via, insomma. E invece a me va via, non so il perché, comunque dura proprio buttarla lì 4 giorni in più fronte alle unghie naturali, a parer mio, almeno sulle mie unghie naturali, sulle mie unghie ricostruite. Io parlo per me. Poi in un commentino ditemi voi quanto vi dura, insomma, sopra le unghie naturali con base top coat, qualsiasi marca, dolcezze, e sulla ricostruzione se la fate con base e top coat, almeno vediamo un attimino quanto vi dura, eccetera eccetera. Così, se vi dura tantissimo, mi dite il vostro segreto. No, comunque io più di 3 giorni, 2 giorni, non tengo su un colore, cambio sempre, a parte quando li devo provare per poi parlarvene. Niente dolcezze, bando alle ciance, se non mi dilungo troppo. Vi dico, questo qui, il 714 della collezione Blue Paradise, vi ricordo che è in edizione limitata. Detto questo, passo agli altri due colori che ho preso, i colori nuovi, quelli pop. Vi faccio vedere questo qui, che è il primo, non so se si vede, ma è da un mese che ce l'ho e l'ho usato già tantissimo. E devo dirvi una cosa. Allora, vedete che qui c'è il suo numerino, il suo codice a barra, eccetera eccetera. Qui non c'è. L'ho perso, scusate, dolcezze, però non c'è. In una nuvoletta comunque vi metto il numero di questo verdone meraviglioso. È molto molto bello, però di questo smalto devo dirvi una cosa negativa, almeno se sono spiegata sempre io, l'ho fatto solo a me. Comunque poi mi saprete dire voi se avete questo smalto. Allora, innanzitutto vi faccio vedere come si è ridotto. Io l'ho tenuto chiuso, dolcezze, chiuso, lo apro, lo chiudo subito, lo uso, lo chiudo subito. Comunque non so se si può vedere dalla
fotocamera, ma capitano solo a me queste cose, veramente, anche con Laila. Comunque, vedete, è tutto granuloso e secco. Vedete? E mi è dispiaciuto tantissimo. Però il prodotto non è troppo grumoloso. Vi faccio vedere, però vedete quanto è denso. Vedete, ora che cade la goccia ci va una vita. Avete visto? Cioè, proprio denso, e sulle unghie mi fa il pastone. Però il colore è bellissimo, veramente. Appena preso era perfetto, non era troppo fluido, era sempre un attimino denso, però mi si stendeva bene. Adesso quando lo vado a stendere, che magari la prima passata è leggermente chiara e lo voglio proprio concentrare come colore, mi fa il pastone sulle unghie, quindi uno strato in più, e non mi piace molto questa cosa. Guardami in giù perché stavo mettendo lo smalto nella tip. Questo è il colore con una passata, vedete che è molto 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 bello. Io, per concentrare un attimino di più il colore, per fare diciamo un finish più scuro, praticamente mi fa lo strato, e ne metto veramente poco, però mi fa lo strato e non mi piace. Ditemi se voi ce l'avete, se vi fa questo strato in più e se è secco all'interno, chissà. Poi l'ultimo colore che ho preso, Pop, è il mio preferito, devo dire, è questo rosa veramente acceso dolcezze, è il numero 309, ed è bellissimo, veramente, molto molto bello. Come gli altri Lasting Color, il pennellino è ottimo all'interno, la scadenza è da 36 mesi dall'apertura e costa 5,90€ anche questo qui. Mi piace, anche questo qui ce l'ho da un pochettino di tempo, la durata è uguale a questo qui e a questo qui, quindi la durata è uguale agli altri Lasting Color, e devo dirvi che mi è piaciuto, perché con una passata è troppo troppo bello. Vi faccio vedere, è il colore che si vede dalla boccettina, guardate. Forse cambia un attimino, si concentra un attimino di più e sembra più fluo, veramente. È proprio proprio bello. Mamma mia, mi sono innamorata di questo colore. Infatti me lo vedrete spesso, sul serio. Ecco, confronto a quello verde, questo qui è perfetto. Guardate, è perfetto, Vedete, non è secco. Vedete, è molto molto fluido. Adesso provo. Vedete? È proprio proprio perfetto confronto a quello verde. Devo dire, per quello lì verde mi è dispiaciuto davvero. Comunque vabbè, questo qui era appunto il 309, mi piace tantissimo, veramente. Dona alle unghie eleganza, ma soprattutto stravaganza al 100%. Devo dire che è un bellissimo bellissimo colore, è molto particolare, quindi deve piacere tantissimo. Niente, questi erano i 3 smaltini che ho comprato, quindi Blue Paradise e i 2 smalti Pop. Ce ne sono tantissimi colori, però io la maggior parte ce li ho, cioè mi avvicino molto, ma di altre marche. Spero che vi siano piaciuti, ditemi se ce li avete anche voi, come vi sembrano, eccetera eccetera, insomma ditemi la vostra. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video, ciao!